Buongiorno, buonasera, buonanotte, dipende da che parte del mondo siete. Buongiorno, buonasera, buonanotte. Io sono Zef e oggi siamo qui riuniti per parlarvi delle missioni del Barati, il bellissimo ristorante in mezzo al mare. Allora, partiamo con una piccola introduzione dicendo che anche queste missioni, a parer mio, sono abbastanza fattibili. Non c'è niente che possa ostacolare, tipo avere un particolare personaggio o una particolare abilità. Mi sembrano tutte quante abbastanza fattibili. Se non siete d'accordo, fatemelo sapere, commenti e cose varie. Allora, partiamo dalla prima. Abbiamo 10 missioni e divise un po', alcune da fare in alcuni stage, ma andiamo in ordine. Allora, la prima missione che dobbiamo compiere è ottenere 3 sacche di berry in un qualsiasi degli stage presenti nel Barati. Come premio abbiamo un drago bianco occhi blu. Scusate, è un drago blu. Un drago blu. Gli occhi sono blu. Bene, la seconda missione che dobbiamo compiere è battere allo stage 1, non so che stage sia, e usando Full Body come capitano. Allora, Full Body può essere una qualsiasi evoluzione di Full Body e soprattutto, però, una piccola descrizione che abbiamo per questa missione: non va usato un capitano amico. Come premio abbiamo un'aragosta blu. Terza missione: battere allo stage 3 utilizzando un team di 5 persone con costo totale di 30 o sotto, quindi il massimo costo della propria crew deve essere di 30. Anche qui una piccola restrizione: dobbiamo utilizzare soltanto personaggi che siano di tipo evolutivo o di tipo booster. Non va utilizzato neanche un capitano amico o un helper captain. Come premio abbiamo una gemma. Woohoo! Quarta missione. Allora, battere lo stage 2 con Ina capitano. Anche qui possiamo avere una qualsiasi evoluzione di Ina, non ci sono restrizioni, però anche qua non dobbiamo usare nessun capitano amico e nessun capitano d'aiuto. E anche qui abbiamo una woohoo gemma. Quinta missione: droppare 30 pirati. Allora, i pirati possono essere anche qui quelli abbastanza base. Infatti, in un nostro bellissimo gioco si dice: guarda, i personaggi devono essere, insomma, dei fighter, degli slash, degli striker, gli shooter o anche il cannoniere. Per lui è ok. Quindi, se per lui è ok, anche per noi è ok. Come premio abbiamo una tartaruga rossa anziana. Quindi, ricapitolando, missione 5: droppare 30 pirati. Ci sta bene. Poi, missione 6: Man Demon Silence. Allora, qui bisogna avvelenare Jim durante la battaglia, prima di ucciderlo. Povero Jim, l'ha già subito abbastanza, dobbiamo avvelenarlo anche noi. E lo facciamo per il bene di una tartaruga anziana verde. Andando avanti, settima missione. Allora, bisogna battere in qualsiasi stage con un qualsiasi team, però il team deve essere composto da personaggi di tipo blu e soprattutto non va fatto nessun miss. Ma che ci porta a noi, i miss non li facciamo perché non siamo potentissimi, quindi va bene anche questa. Come premio una tartaruga anziana blu. E va bene. Missione 8. Allora, missione 8, nello stage 14 bisogna usare soltanto un Miok come capitano e un Miok come amico. Anche qua va benissimo qualsiasi evoluzione dei Miok che abbiamo. E infatti ci dice: your Miok can be any type or rarity. Quindi non c'è nessun problema
a utilizzare o Mihawk base o Mihawk evoluto. E come premio possiamo avere una tartaruga anziana gialla, e ci sta bene. Missione 9. Allora, missione 9, dobbiamo battere lo stage 11 con un team composto da Chef Zef. No, non sono io, non sono Chef. Di 3 stelle, Patti 2 stelle e Carne 2 stelle. E un qualsiasi Sanji. Allora, Zef, Patti e Carne, attenzione che devono essere quelli della storia, non devono essere quelli dell'Extra Island, perché appunto ci dice devono essere Patti 2 stelle, Carne 2 stelle e Zef 3 stelle. In più possiamo utilizzare un qualsiasi Sanji, e anche qua però deve essere un Sanji della storia. Quindi Sanji base, Sanji plastic surge shoot, Chef Sanji Hot Rock Stew e Sanji Rival Jumble Flame. Quindi un qualsiasi dei Sanji della storia va benissimo, anche quelli voluti, come ci dice. E come premio abbiamo una tartaruga anziana e viola. Missione 10. Allora, missione 10, bisogna completare lo stage 15, l'ultimo stage, usando come capitano uno dei seguenti Luffy. Monkey di Luffy, Gum Gum Pistol, Gum Gum Bazooka o Gear Second. Anche qua, come per lo stage precedente, si può utilizzare un qualsiasi Luffy, basta che sia della storia. Piccola restrizione qua da utilizzare, bisogna battere Don Creek allo stage finale con la mossa finale di Luffy, appunto. Quindi fate un po' i vostri calcoli, tenetevi un po' di vita a disposizione per poi fare la mossa finale con il vostro bellissimo Luffy. Come premio, 3 gemme, woohoo! Bene, queste qui sono le 10 missioni che abbiamo per il ristorante in mezzo al mare. Non so se un ristorante in mezzo al mare possa fare tanti soldi. Il Barati li fa perché c'ha degli ottimi chef. Comunque, bischerata a parte, spero che questo video intanto vi sia piaciuto. Maggiori dettagli per ogni missione li potete trovare nell'articolo sul sito, solito articolo che viene correlato insieme al video. E quindi, se qualche cosa non vi torna o volete avere delle delucidazioni sulle missioni, o andate sul sito, che poi pubblicheremo sulla pagina, e commentate, fate like, condividete, fateci sapere se questo video vi è stato utile, se non vi è stato utile fateci sapere perché non lo è stato, e soprattutto state senza pensiere. Buona!